Direttamente partiamo dalla pentola oggi e stiamo facendo la pasta con il pesce spada e i gamberetti. Infatti già mia madre ha messo l'olio, mezza cipolla giusto tritata finemente con l'aglio, qui i gamberetti già puliti, mia sorella ha schiacciato la testa e poi già mia madre qui ha messo il peperoncino. Esatto. Il pesce spada l'ha tagliato invece a tocchetti. Di pesce spada diciamo ci saranno 150 grammi di pesce spada e 100 grammi di gamberetti. Quindi adesso noi lasciamo soffriggere la cipolla e poi cosa esatto. facciamo? E poi dopo uniamo i gamberi sì, e il pesce spada e facciamo soffriggere. Mia madre non è abituata a riprendere, quindi ho già messo i gamberetti. Ora puoi aggiungere e filmare che io sto mettendo il pesce spada. Mia madre non si ricorda il verso. No, il verso è quello giusto. Niente, oggi questa ricetta è così, è nata improvvisata. Siccome ho pensato che ti potrebbe piacere come pasta. Sicuramente. Poi siamo il pesce come noi, quindi. Qua c'è Tanti che chiede il pesce. Già te l'abbiamo dato. Non fare questa faccina. Che non è possibile. Mangione di prima categoria. Qui c'è la pentola. Guardi. Cerchiamo e di colorare, guarda. Facciamo un po' di colorazione, ma poca naturalmente, non eccessiva. Con il sugo. Se hai i pomodorini anche, si possono mettere sì, anche ci pomodorini. Stanno benissimo. Sfumiamo con il vino. Bianco. Rigorosamente. Mazza. Sì. Tra l'altro locale. Quanto lasciamo cuocere? 20 minuti. 20 minuti. Sono tanti 20 minuti. Sì, sì, perché poi io aggiungo anche il prezzemolo, adesso devo aggiungere. Solo che i gamberetti si cuociono in fretta, forse per il pesce spada sì, che per è più lunghi. Per amalgamare, capito meglio. Va bene. Copro con il coperchio. Il prezzemolo fresco. Che buono! Guarda che aspetto che ha. Ed è finito, poi il piatto, no? Sì, poi facciamo vedere il piatto ultimato.